Noi siamo sconvolti, questa è la verità, perché mi ha chiamato mio padre stanotte a mezzanotte e mezza dicendomi che vedeva un torrente che attraversava casa sua, casa nostra. Io abito a Stradella, quindi non avevo la percezione di quello che stava succedendo qua. E stamattina alle 6:30 siamo arrivati tutti in cantina e abbiamo avuto la scoperta di avere una cantina completamente distrutta, completamente rasa al suolo. E potete vedere le immagini, quindi porte divelte, muri distrutti, un trattore che è finito a più di 180 metri, portato da un torrente di un'altezza di 1,80 m più o meno, credo, vedendo i segni che ci sono sulle pareti, anche dai vicini che hanno visto il tutto, una cisterne piene di vino divelte anche lì e portate a grandissima distanza, un filtro pesantissimo portato in mezzo alla cantina, vasche distrutte. Tutti i portoni, tutti rotti, tutti, insomma, è una cosa, ecco, quello che si vede in televisione e a volte dici com'è possibile che succeda, poi ti rendi conto che a volte devi farci conti tu, e quindi, ma al di là del danno enorme, incalcolabile, anche per il vino perso e per tutto quello che ne consegue, è che siamo a ridosso della vendemmia, quindi tra 18-19 giorni noi avremmo dovuto iniziare la vendemmia e abbiamo la cantina di vinificazione e di produzione totalmente annullata, annientata. Beh, la vendemmia qua non potremo farla, quindi dovremo trovare una soluzione alternativa, appoggiarci a qualcun altro, ma non è nel nostro stile farlo, logicamente con le nostre uve, con le nostre persone lì, però bisogna anche trovare le location, i posti giusti. Io in questo momento sto pensando a tutto e a niente, perché sono un pochettino sconvolto dal tutto, quindi devo fare delle mie valutazioni, dovrò fare delle valutazioni e vedere quello che posso fare, ecco, insomma. Tutto questo, la cantina è totalmente inutilizzabile, tutti i macchinari, dalla pigiatrice ai torchi, ai filtri, sono tutti inutilizzabili, tutti distrutti, insomma. In questo momento sono un pochettino scosso perché non ho mai visto una cosa del genere, e quindi forza e coraggio, quello sicuramente, ma c'è molto rammarico, molta tristezza e molta preoccupazione. La conta dei danni, io adesso ho fatto praticamente una supervisione, la conta è difficile da fare perché sono tanti i danni, sono ingenti e sono tanti, perciò in questo momento è ancora difficile da fare. Io dicevo appunto alle persone che sono state, le famiglie, alle attività produttive che sono state colpite, di farmi poi una situazione un po' dei loro danni subiti, in modo da avere in mano un quadro da poter poi chiedere la calamità, non lo so, chiedere comunque aiuti a Regione Lombardia, alla provincia, a chi è preposto a queste, perché veramente, veramente abbiamo avuto danni veramente ingenti, tantissimi. Io una cosa così, sono sindaco dal 2009 e abbiamo avuto dei nubifragi, ma mai cose così importanti, insomma, così, che hanno lasciato questo segno.